Allora non mi sembra vero, ragazzi, non mi sembra vero, perché siete praticamente usciti indenni da quella che è il Natale, quindi avete mangiato a sbaffo chissà da quante parti, di quali parti, e siete ancora intatti. Poi è passato anche l'ultimo dell'anno, e sicuramente voi l'ultimo dell'anno, inutile che mi guardi così, lui sicuramente no, lui avrà studiato, sicuramente avrà studiato. L'unico che secondo me, conoscendolo un attimino, visto ovviamente gli insegnamenti, è colui che sta dietro di me, non Matteo che sta qui dietro, probabilmente anche lui, anzi sicuramente, ma Filippo Battistella, che è il nostro fotografo, che sicuramente all'ultimo dell'anno avrà mantenuto quella che è la fatidica promessa. Avete saltato anche la Befana, non vanno bruciato, ci siamo. Ma no, ma a causa della pioggia poi non ho neanche vista la veccia che bruciava, non ho visto il panevin. Quindi io buonasera, non so, comunque. Buonasera. Non so cosa aspettarmi da quest'anno, perché la tradizione è stata saltata quest'anno. Sì. E il nostro ospite, Samuelsino, l'ha visto il panevino? No, l'hanno rinviato. Ma si fanno dalle tue parti? Sì, certo. Ok, perché Samuelsino, che è l'ospite di questa sera, viene da Treviso. Dalla lontana Treviso. Dalla lontana Treviso. E beh, insomma, ma comunque è un il panevin è una usanza tipicamente veneta, per cui se non la conosce lui, insomma. È veneta. Non so se a Vicenza si faccia, No, penso che sia legata al Piave più che altro. Legata al Piave solamente. Solo quale? Si bruciano solo a Sandona di Piave. No, lungo tutto il Piave, super Treviso, se lo fanno sicuramente. Perfetto. Buona serata, Enrico Michelino, Giorgio Pagan, Filippo Battistella e poi Matteo Giusto, che ho qui dietro, che già avete avuto modo di conoscere insieme alle Lipstick Lagoon, ovviamente. È l'appuntamento con loro, un regista tutto tondo che cresce molto bene. Insieme a tutto tondo, nel senso buono, ovviamente, no? È più magro di me. Su RSD, questa sera era di Meta parte con Samuelsino e il primo appuntamento del 2014. A voi la parola, ragazzi. Sì, partiamo quest'anno con il giovanissimo Samuelsino, classe 94, alla prima stagione a Sandonà, prima stagione anche in Eccellenza. Come ti trovi a Sandonà? A Sandonà mi trovo molto bene, ho trovato molto spazio per giocare. E spero di iniziare al meglio questo 2014 è iniziato diciamo un po' male, però spero di proseguire nei migliori modi già da domenica prossima contro Reggio. Ma diciamo non è proprio partito malissimo, la prima parte di stagione è andata anche molto bene, peccato che le ultime due partite siano state due sconfitte che hanno un po' compromesso il cammino che finora era molto buono del Sandonà. Tu comunque dal canto tuo hai fatto già 6 presenze in Eccellenza e 3 in Coppa, con già una meta messa a segno. Quale a livello personale sei soddisfatto? Sì, sono soddisfatto, anche se diciamo che mi manca la partita contro il Petrarca in casa, e quella l'ho vista tutta la panchina e diciamo avrei voluto entrare il prima possibile, e anche a Reggio contro le Fiamme Oro a Roma non sono entrato, però vabbè, speriamo di rifarci nelle prossime occasioni. Per il resto sono soddisfatto. C'è il ritorno ancora. Ti vorrei chiedere a Samuel, sento la cadenza tipicamente trevigiana, ovviamente. Samuel, di dove sei tu praticamente? Nativo di? Di Treviso. Di Treviso proprio? Sì, sì. Ma non si direbbe proprio. Si è preso. Forse questo accento strano l'ha preso dall'Accademia di Tirrenia. Eccola. Volevo arrivare un attimino. Tu hai fatto che trafila, diciamo, per arrivare molto poi bella la trafila che ha fatto in Eccellenza. Possiamo raccontare velocemente. Sì, beh, è iniziata come tanti ragazzi a metà hanno fatto. Sono partito dall'Accademia Zonale, quindi 2 anni a Mogliano. L'anno scorso è stato l'ultimo anno dell'Accademia a Tirrenia, dove abbiamo giocato il campionato da 1 e finito l'anno scorso appunto sono arrivato qui a Sandonà. Però sei partito dal Tarvisium, una storica società trevigiana, sì. E poi sei passato alla Benetton. Sì, ho fatto circa 10 anni alla Tarvisium, che è stato il mio primo club, dove mi ha portato mia madre inizialmente a 5 anni, e dopodiché all'età di 15 anni ho cambiato. Ho cambiato squadra, sponda bianco-verde a Treviso, e niente, là ho fatto 3 anni e poi sono arrivato qui. E tra l'altro sei ancora un giocatore della Benetton, sei sull'imprestito a Sandonà. Sì, io sono qui col titolo del prestito a Sandonà, però vabbè, spero di rimanerci. E comunque 20 anni insomma, 20 anni non compiuti ancora, immagino, se non li hai fatti gli ultimi, cioè i primi giorni del
del 2014, comunque nemmeno 20 anni, 19 anni. A proposito di 20 anni, Alberto, lui è un giocatore della nazionale under 20. Giocatore della nazionale quindi under 20, quindi diciamo, questo è il gradino più alto che finora hai fatto nella tua carriera. Sì, devo ammettere che il livello è molto alto, anche dei nostri avversari ci sono giocatori che già magari giocano in top 14 o in premiership, quindi sì, è un buon passo per... Da continuare, perché comunque c'è ancora tutto un 6 nazioni a fare e un mondiale in Nuova Zelanda a giugno, dove siamo stati inseriti in un girone di ferro con Australia, Inghilterra, Argentina e... Beh, detto niente praticamente. Quindi mondiale di Serie A dopo che la nazionale l'anno scorso ha vinto il mondialino diciamo, di Serie B in Cile, certo, dove c'era appunto il nostro Vian. Sì. E il bello, Alberto, è che Samuel Seno... Perché guardi me il bello? Adesso lo saprai. Mi preoccupo, perché per fortuna che c'è il vetro. Lui è un vero e proprio atleta a tutto tondo, perché sì, ha diviso per lunga parte della sua giovinezza, che ancora continua, sì, la passione per il rugby con quella per il calcio, vero? Sì. Beh, ho fatto per alcuni anni contemporanea sia calcio che rugby. Poi, sempre a Treviso? Sì, sempre a Treviso, poi ho preso la strada del rugby. E posso chiederti se tifi per qualche squadra? Sì, beh, sono della Juve. Sei della Juve. Sì. Chiudiamola qua l'appuntamento, ci vediamo settimana prossima con l'area di meta. Filippo Battistella, per cortesia, mantieni un po' un contegno un attimino. Tutti quanti, vabbè, dai, no, scherziamo ovviamente. Perfetto, io direi di fare una piccola pausa. Più che una pausa, abbiamo iniziato con Miley Cyrus, che è una delle canzoni che ha scelto Samuel Seno per questa sera. La seconda è quella, sì, di Vasco Rossi, Cambiamenti, suo, certo, ultimo singolo. La terza, sì, è un po' particolare, l'ascolteremo tra poco in versione metallara, così come Bogdan Jovu, mi ricordo, sì, che mi avete detto prima, microfoni spenti, e anche con Samuel andiamo a toccare un appuntamento con la musica metal. Per quelli che ci ascoltano, tranquilli, o l'ascoltate. Piace, è bella. L'hai già ascoltata, sì, all'inizio, sì, prima. Non so dopo però, cioè non so dopo a metà e più avanti come sia. Comunque, un'altra canzone che ha scelto Samuel per questa nostra serata, secondo passaggio per la sua playlist personale, nel primo appuntamento del 2014 di Area di Meta, insieme a Vasco Rossi con Cambiamenti. C'è qualcosa di particolare su questa canzone che vuoi dire o ti piace Vasco? No, a me piace Vasco, quindi... Ti piace Vasco, insomma, esatto, dai, sì, ecco, sì, perfetto, sì. Piace un po' a tutti, tutte le generazioni, anche i giovani ovviamente. Vasco Rossi, questi Cambiamenti, e questa è Area di Meta. Vorrei essere io questa sera a punzecchiare un attimino. Abbiamo scelto, ha scelto Samuel, Cambiamenti, buone le patatine però, molto buone, aspetta, scusa, molto buone. Però come sempre lui se le ragna tutte. No, magari no, potresti farlo. Devo dirti la verità, non l'ho visto mai mangiare poco come oggi. Ma sì, proprio. Sono finite, porca miseria. Niente, cose internose, come si dice in questi casi. Allora, Cambiamenti di Vasco Rossi, e vorrei essere un po' acidino. Può essere una canzone sintomatica in vista della prossima partita, visto che... La prossima partita ci saranno sicuramente i cambiamenti, perché sarà una partita di Coppa Italia, di trofeo eccellenza. Ma visto che comunque non è andata... Cambiamenti soprattutto nel risultato, speriamo. Cosa dici, Samuel? Sì, speriamo di sì, anche perché comunque è una partita contro un avversario sicuramente minore rispetto a... Ricordiamo dove si va a giocare, con chi ovviamente. Si giocherà in casa. In casa contro? Contro Reggio Emilia. Reggio Emilia, sabato... Domenica. Ore, 15. Ricordiamolo? 15. Ore 15, perfetto. Quindi c'è voglia comunque di un po' di rivalsa, al di là del fatto che comunque, sì, sia un trofeo minore, come si è detto tantissime volte, però in ogni caso... Nel rugby mi pare che certi ragionamenti da questo punto di vista lasciano il tempo che trovano. Non è che si parli di calcio, perché il calcio magari si fanno ragionamenti tra Coppa Italia, torneo di qua, torneo di là, ma comunque... No, Alberto, è una partita molto importante, perché San Donato deve assolutamente riscattarsi dopo le ultime due sconfitte. Non deve solo vincere, dico, deve anche convincere. Esatto, deve soprattutto convincere, esatto. Come aveva convinto all'andata contro Reggio Emilia, fuori casa, quando si era vinto per 43-17, mi sembra. Con e tra l'altro Samuel, segnate. 7 mete segnate. E Samuel aveva realizzato anche una di quelle mete. Sì. La sua prima e unica segnatura fino adesso in bianco celeste. Sì, infatti speriamo di sbloccarsi un attimino anche in campionato, perché manca insomma in arena meta, però sono fiducioso per le prossime partite. E speriamo bene. Pensi che sarà in campo contro Reggio Emilia? Spero di sì, perché comunque sono uno dei più giovani della squadra e quindi ho bisogno di giocare per anche trovare un po' di fiducia. Soprattutto dopo Rovigo, che come tutti insomma non,
non sono andato benissimo, quindi ho voglia di rifarmi contro Reggio. Con Reggio Emilia ci sarà l'occasione. Alberto è l'ultima in campionato, un solo punto. Ha perso anche contro la Capitolina, che è la sua diretta concorrente nella lotta a salvezza, e ha sempre perso, appunto, come dicevi, Enrico, anche in Coppa Italia. Quindi Samuel avrà sicuramente l'occasione di rifarsi. Come diceva, l'inizio dell'anno non è stato eccellente per il momento, con addirittura Enrico dalla Capitolina ci sono stati 66 punti presi in due partite, tutte e due le volte abbiamo preso 33 punti, la somma fa 66, un brutto passivo. Cos'è che non ha funzionato secondo te esattamente contro Rovigo? Contro Rovigo secondo me abbiamo sbagliato magari un po' il gioco al piede, poi loro sono bravi perché hanno un buon gioco di squadra, ma hanno anche molte individualità all'interno, quindi riescono sempre a creare una situazione di vantaggio per loro. Comunque le partite da vincere sono altre. Noi magari possiamo avere un po' di rammarico in più per la partita persa contro le Fiamme Oro, che praticamente non abbiamo giocato un tempo, e niente, adesso noi scendiamo sempre in campo per vincere, però ci sono partite che non sono le nostre. Diciamo che con Rovigo ci stanno anche i 33 punti subiti. No, c'è troppa differenza, secondo me. Quello che dispiace appunto sono quello gli che dispiace è lo zero. Come lo zero, si sì. Dice che nel rugby lo zero è un qualcosa che dà molto fastidio. Ed è già fastidio. Purtroppo la seconda volta che il San Donato lo subisce quest'anno. Sì. Dopo la prima Calvisano, di campionato a Calvisano. Ma sì. Senti, secondo te invece il momento migliore vissuto fino adesso in questa stagione da te come giocatore, la partita che ti rimane più impressa, ti è rimasta più impressa? Ah, la partita che mi è rimasta più impressa, sicuramente oltre l'esordio a Calvisano, nonostante la sconfitta, è stata la vittoria totalmente di squadra in casa contro il Prato la seconda giornata. Lì sicuramente ci siamo superati tutti. È stata anche la prima del titolare, quindi me la ricorderò per un po' di tempo. Un 31-15 in casa, in rimonta, Enrico, ci ricordiamo bene, che ha illuminato gli occhi dei tifosi dei Pacifici e ha lanciato il San Donato in questa stagione, che adesso, complice anche forse il calendario, la trasferta a Roma era pur sempre una trasferta, comunque si è un po' affossata. In ogni caso, Enrico, prima ci chiedevamo come siamo messi con i punti, ho fatto un piccolo controllo, abbiamo un punto in più rispetto alla scorsa stagione dopo 8 partite. Vedi? C'è sempre un bicchiere mezzo pieno. Sempre siamo meglio dell'Inter di Stramaccioni dell'anno scorso. No, scusate, niente, stavo pensando ad altre cose. Sì, abbiamo un punto in più, però abbiamo anche una partita in meno, nel senso che quest'anno il campionato 11 squadre non più a 12, quindi... secondo me è stata come stagione, non avendo vissuto quella l'anno scorso, ma sentendo insomma quelli che i veterani nello spogliatoio, è una stagione sicuramente molto più positiva rispetto a quella dell'anno scorso. Anche perché quella dell'anno scorso era quella di esordio in eccellenza dopo tanti anni. Sì, sì, diciamo certo. Che l'anno scorso si tutto sommato è una buona stagione. L'anno scorso si partiva con tutti gli diciamo sfavori. Penso non solo gli sfavori, ma il fatto che comunque ritornare nella categoria maggiore poteva essere magari la difficoltà poteva essere quella di pagare lo scotto, e che comunque la squadra era comunque anche l'altro anno abbastanza giovane, se non sbaglio. Quest'anno invece ci dovrebbe essere la definitiva, tra virgolette, consacrazione fra le squadre, diciamo così, di un certo livello. Poi ovviamente se alla fine del... io tocco legno come tutti quanti, ma se alla fine della stagione poi ovviamente si può pensare anche in grande... Ovviamente dal punto di vista playoff, dopo non mettiamo limiti alla provvidenza, però mi pare che comunque San Donà ha dimostrato che di potersela giocare comunque in ogni caso. Guarda Alberto, prima Samuel, che è un ragazzo molto intelligente, mi ha fatto riflettere. Le prospettive di un campionato che l'anno prossimo saranno 10 squadre e poi probabilmente si restringerà ulteriormente a 8, significano una sola cosa, che il San Donà deve dimostrare di saper essere tra i migliori 8 team nazionali. Quindi secondo me finora siamo ottavi, quindi è siamo quello il target, riuscire a rimanere nei primi 8. Samuel, adesso noi ti dobbiamo salutare fra pochissimo, visto che ovviamente hai l'allenamento. Esatto. Io chiuderei dicendo che probabilmente ti vedremo meno nel ritorno di questo campionato, dato che avrai gli impegni con la nazionale Under 20. Sì, sperando. Cosa ti porti? Ovviamente sì, se verrai convocato, ma probabilmente sì, dato che comunque hai già giocato con la nazionale Under 20. Cosa ti porterai di questi primi 4-5 mesi con il San Donà anche in nazionale? Sicuramente il contatto fisico, che è stato comunque quest'anno con gente molto più preparata rispetto all'anno scorso nel campionato di A1, mi porterò dietro gli errori fatti,
pensando che insomma a livello internazionale certe situazioni non riesci più ad aggiustarle, quando sbagli ti puniscono, e quindi mi porterò dietro queste cose e tanta voglia di tornare qua a San Donà, magari per giocare qualche partita, quelle che potrò quando sarò disponibile, per dare il meglio e cercare di portare il San Donà ancora più in alto. Benissimo, pur tu non essendo di San Donà, vedo che senti già molto tua questa squadra. Non credo sia una questione di provenienza. Ma sai, sappiamo che a San Donà ci sono molti campanilismi anche all'interno dello spogliatoio ogni tanto. Sì, ma... Non... E questa è la punzecchiatura di Rito, alla fine dell'intervista, sì. Che ovviamente non manca mai con il nostro Enrico. Samuel, noi ti auguriamo in bocca al lupo ovviamente per la tua carriera appena iniziata, ma che comunque insomma ti auguriamo sia importantissima, e ti lasciamo con una canzone scelta. Chi sono questi di Hangover? Gli Hangover, beh, il gruppo dove suona mio fratello, che da poco hanno fatto un CD, quindi giustamente mi è... Si chiama Ivan. Salutiamo anche Ivan, salutiamo gli Hangover e prima cambiamenti, adesso Lost Hopes, le speranze perse, quindi praticamente facciamo il patta. I cambiamenti non hanno funzionato. Speriamo che non sia di viatico per la settimana prossima. Assolutamente no, insomma, dai, qua c'è un po' di ferro, lo tocchiamo. Allora, Lost Hopes insieme a The Hangover, questa formazione che fa metal rock, possiamo dirlo? Sì. Metal rock, li ascoltiamo con questa canzone, salutiamo Samuel. E in bocca al lupo ovviamente per domenica contro Reggio, in bocca al lupo ovviamente per il prosegue della stagione. Grazie a voi. Ecco, ciao. Perfetto, facciamo partire la canzone e noi ci risentiamo tra poco, sempre con Aria di Meta. Perché loro sono ciechi, devi urlare perché loro sono ciechi. Poi uno è alto, altissimo. Ma che bello star di qua, Da questa parte. Buonasera, come va? Sta? Tutto bene? Ma Radio Days non vieni mai da questa parte? Assolutamente sempre, no. Quindi è una prima assoluta. No, quasi. Perché esatto, perché Domenico mi chiude la porta e mi mette dall'altra parte. Fa bene, metti il lucchetto. Dobbiamo portarci il lucchetto la prossima volta anche noi, assolutamente. Allora. Che bello vedervi qua, proprio. E invece chi c'è al posto tuo? Al posto mio c'è Matteo, che possiamo sentire anche. Ciao Matteo, come va? Sì, buonasera a tutti ormai. Tutto bene, grazie. Tutto bene, a posto? Sì. Tutto bene. Lui sarà il vostro angelo custode, magari non dalla prossima settimana, ma comunque lui verrà a trovarvi, magari fra un paio di settimane vi terrà compagnia. Insomma, ci vuoi abbandonare? Assolutamente sì. Ma se Matteo ci portasse anche qualche lipstick, noi lo gradiremo. Una bella foto per, diciamo, una foto storica questa qua, la prima volta nell'acquario. Sì. Prego. Rimarrà nei libri della Radio Nazionale. Area di Meta continua. Sì, adesso andiamo a parlare un po' di rugby, caro Alberto, perché non fate caso se vi sono alle spalle, perché comunque sono tradizionali. È un po' inquietante, sai. Però vabbè. Tranquilli, va. No, comunque parliamo, non ci sentiamo da due settimane. Che va benissimo comunque. E sono state giocate però due partite e questo va malissimo perché sono state perse entrambe da parte del San Donà. Assolutamente. La prima è stata giocata a Roma contro le Fiamme Oro, Pierre. Era la settima partita di questo campionato, di questa stagione. Enrico, parliamone subito direttamente. La settima partita in campionato del San Donà. E c'è stata una marissima sconfitta, che tra l'altro abbiamo anche commentato in diretta radiofonica. È stata una sconfitta, Pier, per 33-25, una sconfitta per certi versi meritata, in quanto il San Donà ha sostanzialmente regalato un tempo intero alle Fiamme Oro, che hanno dilagato nel primo tempo. Il San Donà è ritornato fortissimo nella ripresa, ma la rimonta è svanita poco dalla fine. Chi si vuole andare a vedere il tabellino nota che in 12 minuti il San Donà ha subito 3 mete, praticamente non è entrato in campo per i primi 25-30 minuti. Il risultato è stato un parziale di 21-0. Come fare a rimontare? Serviva un miracolo. Il miracolo non c'è stato, anche se i nostri ce l'hanno messa tutta. Il miracolo c'era quasi. Io c'ero. Tu c'eri. C'ero al Bar Borsa, abbiamo seguito la partita e sicuramente non erano belle facce quelle che ho visto al Bar Borsa, assolutamente. Devo dirvi, la seconda parte della partita soprattutto pensando che voi tornavate a casa, ma hanno pensato in molti. No, ma guarda, il clima era così funereo che non volava quasi una mosca in Corriera, come era giusto che fosse. Sono passati, i giocatori si sono visti dei film ulteriormente funerei. Sì. Quindi non c'è stato alcun pericolo per noi al ritorno. Diciamo che l'allenatore Jason Wright ha portato subito l'ordine, perché ha messo un film dietro l'altro e non ha dato la possibilità che volasse nessuna mosca. Quindi da Roma fino a Preganziol si sono visti film e da lì. Secondo me non c'era nemmeno la voglia di parlare. Assolutamente. Anche perché comunque, dico questa e poi vi lascio alla continuazione di quello che stavate dicendo.
c'è stato, come diceva prima, un tempo regalato, il secondo tempo che, al di là del fatto che poi alla fine c'è stata l'altro c'è stato un calcio di punizione, se non sbaglio, sì, finale che ha sostanzialmente, che comunque si è andati fuori break praticamente, quindi non c'è stato più nulla da fare, però ci sono state tante occasioni buttate al vento anche nel secondo tempo, sebbene che poi il secondo tempo sia stato giocato e quindi la possibilità anche magari di recuperare e magari di vincere la partita. No, il secondo tempo è stato giocato con tantissimo carattere. È nata anche una polemica a livello molto, molto più calcistica che rugbistica, diciamo di natura arbitrale, e invito tutti ad andare sulla nostra pagina Facebook a sentire le parole del direttore sportivo del rugby Sandonà Marusso, che critica fortemente la condotta arbitrale dicendo che insomma Sandonà è stato fortemente sfavorito da alcune decisioni. Può anche essere vero, comunque quello che conta è che Sandonà, esatto, non ha giocato un tempo e ha perso la partita in maniera che io dico alla fine meritata. Non vorrei essere cattivo, però diciamo che nel rugby vabbè, bisogna anche dire magari alle volte quando ci sono degli errori bisogna anche farli presente, però è una, diciamo che sono polemiche più vicine al calcio che non sì, al rugby, sì, sì. Quindi senza voler nulla togliere, per carità, io non l'ho vista la partita, voi eravate là, per cui sicuramente potete confermare il tutto del DS Marusso. È stato un peccato che la rimonta in ogni caso non si sia completata, perché già nel primo tempo c'era stata la prima meta di Bogdan, una bellissima meta come tutte le mete che si sono viste fino adesso del rumeno, che anche questa volta una già placcato è riuscito con una mossa quasi da pallacanestro a girarsi su se stesso, andare a schiacciare. Poi una meta tecnica che dà la diciamo il merito ai nostri avanti, che finalmente erano riusciti a recuperare la superiorità sugli avversari anche grazie a un cartellino giallo assegnato al pack dei poliziotti. E poi Robbie Flynn, che è in proprio grande giocata di Dionta Omata, Robbie, esatto, Flynn, a 5 minuti dalla fine praticamente segna la quinta meta stagionale, che al momento lo portava in seconda posizione come marcatori, adesso completamente staccato da Billy Ingawini, che è arrivato a 8 metri, e questo ci introduce la partita con Rovigo. Sì, ci introduce prima di grazie di avermi dato questo lancio, Pier, però torno un attimo indietro di un passo e dico l'unica cosa, grande rammarico, il Sandonà ha segnato la seconda meta contro le Fiamme Oro troppo tardi, se avesse segnato prima magari la rimonta sarebbe stata più fattibile. Ben diverso il discorso di Rovigo, che però affrontiamo dopo la pausa pubblicitaria. Anzi, andiamo avanti, la regia ci dice di andare avanti, Pier, per la prima volta, di solito andiamo sempre oltre coi tempi, questa volta invece ci dice andate avanti, secondo me lo fa apposta Alberto. E perché sì, oggi sono più buono. Ah ok, ti senti più buono dopo questa sosta natalizia, bravo bravo. Quindi si è giocato invece nel giorno della Befana, Pier, grave sconfitta del Sandonà. È arrivato il carbone, però era un carbone che ci si aspettava. Sì, ma non in questa misura, non a chili. Ne abbiamo già accennato con Seno, il fatto è lo zero, che fino adesso in stagione si era visto solo la prima giornata fuori casa contro Calvisano. E Enrico, cosa c'è ancora da dire se non che vogliamo il riscatto? Vogliamo il riscatto. Domenica prossima. È arrivato, vogliamo il riscatto, ma la corazzata Rovigo che è arrivata al Pacifici domenica era effettivamente troppo forte per i nostri giocatori, troppo il divario tecnico e di storia dei singoli giocatori e troppo il divario anche economico tra le due società. Il Sandonà non poteva competere, peccato quello zero nel tabellino. Enrico, continuiamo, sì? Andiamo in pausa, questa volta diamo l'ufficialità, andiamo in pausa e facciamo partire un brano musicale. Pubblicità. E rieccoci qua, Pier e Alberto, in diretta da Radio Sandonà per Area di Meta. Si era già appropriato delle cuffie, bravissimo. Ma prima le patatine, poi le cuffie. Devi stare attento perché Pier è un po' cleptomane. Il è gatto cleptomane. Esce dallo studio e esatto. Il topo si appropria delle cuffie, come dice l'antico detto. È un topone, un giraffone vive un topo, porca miseria. Senso buono, ovviamente. Dai, sì, sì, insomma. Anche perché il senso cattivo non. Ascolta, no, non posso essere cattivo con voi, assolutamente. Posso chiedervi una cosa al volo e poi me ne vado fuori? Sì, dai. Come è andato? Come sono andate le feste, le vacanze di Natale? Come è andata l'ultimo dell'anno per gioco? No, è andata benissimo, cioè? Sono andato a sciare. Sì? Sono andato a sciare, mi sono stirato la schiena. E la notte? La notte ero che doloravo per la schiena stirata. Vabbè, ho già capito. E te Enrico come è andata? C'è molta invenzione in questi suoi racconti. Sì, diciamo che è andata molto bene, dai, è andata molto bene. E sei andato a sciare anche tu? Sì, ma io il primo di gennaio. Il primo di gennaio. E l'ultimo come è andata? Tutto molto bene? Anche la notte senti è andata bene? Molto bene, molto sfadente. Hai sfogliato qualche calendario? Quello del rugby Sandonà, assolutamente. Solo quello sì. È il mio calendario, non ho altri calendari. Avrei scommesso che l'avresti fatto. Lo sbarazzino ironico, no, calendario del rugby Filippo Sandonà. Battistella, sei un carogna. Finalmente.
Perché? Cosa ha fatto? No, niente, lui regalarmelo. Lui ne ha tre copie. Tre copie addirittura? Sì. Ma pensavo che il calendario a te te l'avesse regalato qualcun altro. No, no. Assolutamente. Mi sono dovuto dei regali di Filippo Battistelli. Ah, boh, no. C'è del marcio da rimarca. No, c'è del peperoncino in questo appuntamento con Area di Merda. Come sto al solito, che stai cercando assolutamente di... Ma io chiedo un attimino, voi non tirate mai fuori niente di piccante, io cerco di tirarlo fuori. No, dai, caro mio. Prego ragazzi, parlate pure, Area di Merda. Perché prima o poi tireremo fuori qualcosa di piccante da te magari. No, assolutamente no, assolutamente. Angelo Alberto. La matriciana che ho mangiato a mezzogiorno, buonissima. Ah, benissimo. Tutti a casa di Alberto Maschi mangiare. È finita la matriciana, mi dispiace per voi. Prego ragazzi. Ho anche scoperto dove abiti, quindi domani arrivo là, caro mio. Ma va tranquillo, domani si fa dieta. Bene, le feste sono passate. Enrico ci ha fregato. Sì. Per fortuna però c'è Alberto che ci fa dimenticare la dura sconfitta di domenica scorsa e ci fa rituffare a bomba, sai quanto mi piace questa espressione, sulla partita che affronteremo domenica, che il rugby se non affronterà domenica alle ore 15 allo Stadio Pacifici. Si parla non più di campionato ma di Trofeo Eccellenza. Trofeo Eccellenza, penultima giornata, Sandonà contro Reggio Emilia. L'andata, come detto precedentemente, c'è stata un'importantissima vittoria del rugby Sandonà. E mai come in questo momento è fondamentale vincere di nuovo, vincere, come dicevi prima, convincere. Io dico bisogna fare almeno 5 mete, bisogna almeno 4 se non quelle del bonus, 5 perché bisogna dimostrare qualcosa in più. Reggio Emilia è una formazione che ha sempre perso e mai appunto come questa volta serve una prestazione che faccia tornare Sandonà in auge. Sicuramente, tuttavia, si vedranno secondo me molti cambiamenti rispetto all'ultima partita. Verranno secondo me messi fuori alcune persone molto importanti, ma magari un po' con quel cacciacco, come il centro Bogdan, l'importantissimo centro Bogdan Jovu. Sì. Vedremo se Cincotto rimarrà all'estremo o se Flynn verrà riproposto all'inizio della partita in quel ruolo. Tra l'altro diciamo una cosa, Cincotto ha giocato pochissimo nell'ultima partita, questo è un appunto che va dato, per un fallo che non ha commesso. È stato ammonito, quindi fuori 10 minuti proprio sul finale di partita. In diretta avevo detto che probabilmente la munizione era giusta e in realtà il fallo non è stato commesso da Cincotto bensì da Flynn, che in maniera molto furbesca si è abbassato e ha fatto sostanzialmente da leva sul giocatore del Rovigo, che si è schiantato a terra in maniera molto plateale. Sembrava che il fallo fosse stato fatto da Cincotto, invece Cincotto è Santarellino che questa volta. Tuttavia rimane secondo me il soprannome Locomotiva Cincotto, perché la velocità con cui è impattato quel poveraccio di Rovigo rimane negli annali. Tra l'altro era quel Basson che è il giocatore più pagato di Rovigo, quindi si è rischiato anche di fare male a una pedina fondamentale della compagine polesana. Basson che ci ha fatto anche molta paura durante la partita, perché l'estremo dei rossoblù ha fatto il bello e il cattivo tempo nei nostri ha seminato il panico nell'azione della prima meta. Torniamo però Pierre alla partita di domenica. Dicevi giustamente dei ricambi che ci saranno. Io prevedo anche un Pelloia, mediano di Mischia esordiente, appunto in questa stagione per la prima volta con la prima squadra. Prevedo che partirà dal primo minuto al posto di Mucelli, che finora è stato molto utilizzato anche a causa dell'infortunio di Marcelin Rorato, che dovrebbe risolversi a breve. Questa notizie, è una grande notizia. Notizie dell'infermeria. Aspettiamo anche cosa succederà a Sala quando dovrà rientrare, perché sappiamo che ha un problema linguine, se non sbaglio. Probabilmente non lo vedremo, uno stiramento che probabilmente non lo rivedremo per le due partite di Coppa Italia. No, scusa, linguine forse è l'infiammazione di Dartora. Esatto. Comunque anche Sala ha uno stiramento muscolare probabilmente al quadricipite, o adesso non voglio addentrarmi in cose. Detto questo, per farvi capire quanto si vedrà un turnover nella partita di domenica, una partita che appunto fa parte della quinta giornata del Trofeo di Eccellenza, che vede impegnato Sandonà appunto contro Reggio Emilia. Invece a Padova si vedrà Petrarca contro Rovigo, il storico derby italiano tra le due formazioni, tra le più importanti appunto del panorama italiano, mentre a Roma nel girone B ci sarà la partita tra le Fiamme Oro e la Capitolina. Quindi Rovigo che ha già vinto il suo torneo, il suo girone praticamente. Il nostro girone. Il nostro girone. Lo stesso si può dire delle Fiamme Oro nel girone sud, nel girone Roma. La finale di Trofeo Eccellenza sarà praticamente Rovigo contro Fiamme Oro. Sì, si sa già quale sarà la finale, però nonostante questo le partite sono molto importanti, soprattutto per testare nuovi giocatori e per ritrovare la grande condizione che Sandonà aveva dimostrato all'inizio del campionato. Detto questo, Pierre, ci risentiamo tra pochi minuti e parleremo di rugby internazionale e daremo uno sguardo anche alle partite delle nostre avversarie in Eccellenza, che giocano appunto in Hamlin Cup. Perfetto.
Eccoci qui, siamo in onda per l'ultimo collegamento di quest'oggi con Area di Meta, la prima puntata del 2014. Abbiamo parlato di cosa è successo al Rugby Sandonà nelle ultime due partite di campionato, cosa succederà nella prossima partita, ovvero la quinta partita di Trofeo Eccellenza. Parliamo ora di rugby internazionale, perché in contemporanea col Trofeo Eccellenza, come tradizione, si giocano le coppe europee. In particolare le due coppe europee che ci interessano, anzi le due competizioni uniche europee di rugby, sono la Heineken Cup e la Challenger Cup. Nella Heineken Cup abbiamo le due franchigie italiane di Treviso e quella federale delle Zebre a Parma, che Enrico si sono appena affrontate in un derby ripetuto a distanza di una settimana, perché è finito il girone di andata e si è iniziato il girone di ritorno con un sistema di testa a coda che non si vede nel calcio, però nel Heineken Cup è così. In Pro 12 è così. Si è giocato quindi prima dell'ultimo dell'anno, si è giocato Zebre contro Treviso contro Zebre a Monigo e ha vinto Treviso per 20-15. Il giorno della Befana invece c'è stato il sabato prima della Befana c'è stato il ritorno, Zebre contro Treviso 14-12, quindi una vittoria per parte, una vittoria molto importante quella delle Zebre nella sfida di ritorno, perché è la prima vittoria in casa delle Zebre da quando esiste questa franchigia federale, ossia da 2 anni. La seconda vittoria in assoluto in Heineken Cup dopo l'inaspettata vittoria a Cardiff nel girone d'andata. È una situazione molto interessante questa qui, perché vede le due squadre italiane appaiate nelle zone basse della classifica. Benetton a 19 punti è decima e le Zebre undicesime a 14 punti. Questo non è sicuramente una buona posizione per le due franchigie italiane e non è un buon segnale per il rugby italiano, dato che le prospettive delle Benetton erano sicuramente molto più di una posizione di classifica molto migliore all'inizio del campionato. Se ti ricordi, Pierre, si parlava di playoff. Se posso dirvi una cosa, io domenica ho visto, se non sbaglio, domenica ho visto Tolosa Clermont ed era un altro spettacolo. Com'è stata? Niente. No. Io sono pepato. Un altro sport? Sono pepato. Quest'oggi sono pepato. No, ma infatti guarda che buttare questo... Clermont, se non sbaglio, è prima nel top 14 francese, mentre Tolosa è pluridecorata, premiata e vincente, diciamo, come franchigia, come squadra, diciamo, però ha vinto Tolosa. Non era certo Benetton Zebre. No, no, perché voi non siete al peperoncino, no, io invece stai quest'oggi benzina sul fuoco e lo fai giustamente, perché è buttata a me, Pier, su questo argomento. Perché sono un estimatore di Vittorio Munari, quindi anche a me piace, diciamo, ricordare certe cose belle, insomma. No, ma trovi argomento fertile, diciamo, buttando benzina sul fuoco tra me e Pier su questo argomento, perché lui è molto favorevole alla competizione internazionale del Pro 12, io lo sono molto meno, e quindi qua potrebbe nascere una discussione ampissima che però risparmiamo ai nostri radioascoltatori. Purtroppo non c'è tempo, quindi quello che fa emergere però, Alberto, e questo siamo tutti e tre d'accordo, è che purtroppo quando si guardano certe partite in ambito internazionale ci si accorge che stiamo parlando spesso di due sport diversi. Esatto, il livello delle squadre italiane, sia quelle del Pro 12 che soprattutto di quelle dell'eccellenza che giocano nelle competizioni internazionali, non è ancora a livello, e forse non lo sarà mai finché il sistema sarà questo, a livello delle altre squadre europee. Enrico, ti dico una cosa, scusa, ritorniamo a parlare comunque di Heineken, perché dobbiamo parlare di quello che succederà in ogni caso in questo fine settimana. Si giocherà sabato, la prima partita sarà alle 14.35 a Treviso. Il Treviso è chiamato a un incontro veramente difficile, perché sarà con la seconda in campionato, il Leinster, e quindi diciamo che sarà difficile che con questa partita riesca a uscire. Aveva sbagliato a scrivere però, che riesca a uscire in questo momento da un periodo veramente difficile per la squadra trevigiana. L'ho cannato! Mentre per le Zebre, lo stesso giorno, sempre sabato alle 16.40, ci sarà una trasferta a Connacht, e in quel caso invece le Zebre hanno la possibilità di confermarsi come una formazione in crescita, perché Connacht è la formazione dodicesima in campionato, mentre le Zebre le precedono di 2 punti all'undicesimo posto. L'unica cosa è che il Connacht è già venuto a giocare a Parma contro le Zebre alla sfida di andata e ha vinto di molto contro le Zebre, appunto. Questo ti dimostra che le squadre del Pro 12, quando giocano in Heineken Cup, schierano le prime scelte, cosa che non sempre fanno, essendo una franchigia appunto che fa crescere molto i giovani, non sempre fanno quando giocano nel Pro 12. Quindi io prevedo 2 sconfitte per entrambe le squadre italiane, ma io sono sempre molto negativo. Ne parleremo la settimana prossima. Parliamo di Challenge. In Challenge Cup invece sfida 4 partite per le squadre italiane che giocano appunto contro Sandonà in eccellenza in ambito questa volta europeo. Si incomincerà giovedì 9
quando a Mogliano, quando a Bordeaux ci sarà appunto Bordeaux contro Mogliano. Seguiranno Calvisano contro Bucarest, Viadana contro Grenoble e Stade Français contro Prato. Sfide tutte molto difficili, tranne quella del Calvisano, che questa volta è in casa contro Bucarest, una formazione, diciamo, che mette insieme tutti i migliori elementi del campionato romeno, non può assolutamente perdere. Calvisano ha l'obbligo di vincere, Calvisano deve vincere anche perché, lo abbiamo scritto in settimana sulla nostra pagina Facebook, è quella squadra che nel campionato italiano può seriamente mettere in dubbio il primato di Rovigo, anche in virtù delle sue prestazioni europee comunque buone. Calvisano rispetto... sicuramente la squadra più forte che partecipa alla Challenge Cup quest'anno. Molto difficile il compito di Mogliano, che contro Bordeaux avrà vita molto molto difficile, soprattutto fuori casa. Viadana contro Grenoble in casa sarà una sfida altrettanto dura. Molto difficile anche per Prato replicare quella grande prestazione che aveva avuto in casa contro lo Stade Français. Ricordiamo, lo Stade Français schierava una, sostanzialmente una terza squadra, era stato un risultato in bilico fino alla fine. Aveva perso di un punto alla fine. Sì, questa volta invece Prato. Fuori casa sarà molto molto più difficile. Questi sono gli appuntamenti che verranno giocati in questo fine settimana. Pierre, noi ci avviamo alla chiusura di questa puntata con Area di Meta. Ricordiamo solo agli appassionati che domenica alle 15 devono venire al Pacifici perché si gioca San Donà contro Reggio Emilia. È una sfida che ricordiamo molto importante, quindi gradita la presenza di molti tifosi, cosa che purtroppo non c'era proprio questo grande clima contro Rovigo, anche a causa della concomitanza con la diretta televisiva. C'era meno gente di quello che ci si poteva aspettare al Pacifici. Noi ovviamente diamo l'appuntamento alla settimana prossima con Pier Giorgio Pagan. Ci sarai anche tu, Alberto Maschio. Ci Maschio. Sarò anch'io. Ci sarà anche Matteo Giusto. Ci sarà Filippo Battistella, che adesso sta mettendo a posto le foto, e ho visto già che le foto, alcune foto non sono venute bene. Volevo fuori una che sembra che sia io sia un obeso, quindi spero che... Allora io volevo tranquillizzare Pier Giorgio Pagan che c'è ancora un sacchettino di patatine. No, davvero? Sì. Ah, bene, allora chiudiamola subito, ragazzi. Chiudiamola per la settimana prossima, però, no. No, dai, ce lo mangiamo subito. Bene, in bocca al lupo ragazzi per settimana prossima, e grazie ovviamente a chi ci ha ascoltato in Area di Meta, e noi ovviamente insieme a Enrico Miglino e Giorgio Pagan ci risentiamo con Matteo Giusto, Filippo Battistella per la prossima puntata, la seconda del 2014. A presto, grazie a tutti.